Sul giornale. Sul giornale scrissero che nei terreni vicino al fiume Sava, sì, nei pressi della vecchia fornace di mattoni di Jasnovac, proprio lì, avrebbero costruito le baracche per gli operai che lavoravano al miglioramento dei canali. Baracche per lavoratori, scrissero. Baracche per lavoratori. Nella chiesa ortodossa di Glina vennero ritrovati corpi di bambini infilzati negli spiedi, con le membra ancora contratte, negli spasmi della sofferenza. Suo figlioletto adorato piangeva, piangeva perché era fatto letteralmente a pezzi davanti ai suoi occhi, scoscianti occhi. Shhh. Con i miei occhi, mia madre lottare con un soldato ustascia, perché non voleva dividersi dalla sua piccolina nata di un mese. E così è stata picchiata, nuda, davanti a tutti. Io non potevo neanche piangere, perché se l'avessi fatto sarei stato ucciso anch'io. Gli altri sì, correvano. Chiusero la cisterna ed iniettarono del gas. Tanti di quei piccoli corpi furono buttati lungo il fiume Korana. Ci sono molti fiumi e le dita dei sadici accarezzano la corrente e scivolano sul fiume i colori dell'innocenza. E le dita dei sadici accarezzano la corrente.